fichissimo, guarda. Ti prendevi, guardavi la televisione. Personaggi simpatici in cerca d'autore. È giustissimo, è bello la diretta, bravo. Sono tre sketch piccolini. Il primo si intitola Super Multato. Della strada dice che il pedone sembra tacere, dice che non bisogna suonare il sax, dice che il pedone sulle strisce ha pure la precedenza, e le strisce ci sono, imparare non può. Beh, pista, si tolga! Dici a me? Sì, dico a lei, si tolga di mezzo. Devo finire di leggere la puntata del romanzo, che è appassionante. Davvero? Proprio. Finendo lì, fra 5 minuti abbiamo pulato un microscopio. Brava! Belga.
umani, essere allegri e cordiali con tutti, amico. Come va? Bene. Bello Italia. Io conoscere bene Italia e i suoi grandi uomini. Vero? Oh, Al Capone, per esempio. Ho capito. Lui ha studiato la storia italiana nella cronaca nera. Simpatico. Come va? Bene. Questa macchina è mia, l'ho comprata io. In America non ti buscano un monte, vero? Vero. Quale gang ti protegge? Nessuno. Oh, allora muta, amico. Come va? È male. Perché mi muta? Sono spaghettata, amico. Come va? Sempre peggio. Quanto fa? $5, amico. Come va? Vanno i dollari, vanno. A Mosca. Salute compagno, io essere un vigile della polizia sovietica. Grazie.
non lo vede? Sono il dottore! Ah, povera me! Ci dottore sta stati cuti giù? Ma vieni male! Tanto gente, mi siete che raggo! Ma tu sei ma come già arriva il collaboratore della cassa vostra! Siamo dotto, contribuiti, boudoir! Una oggi e l'altra a Pasqua. Accusiamo a questa niente. Adesso presentiamo la terza e ultima scenetta. Terzetto di successo. Gentili signore e signori, ho il piacere di presentarvi un terzetto vocale. Luci in scena! Luci in scena! Mi dispiace, ma senza la luce completa il terzetto vocale non si presenta. Elettricista? Elettricista del teatro? Vito! Sono io! Io, il capo del terzetto vocale. Andare, Casilioco. Non si sono accese le luci. Embe. Come, Embe?
voi dovete ripararle. E l'amico lo chiedo chi è? Non sto dicendo che le abbiate rotte voi, però siete l'elettricista e dovete riparare l'impianto elettrico. Se no, il mio terzetto vocale non esegue il numero. Ah, facevo da solo, facevo un terzetto? Sì, cioè no. Ecco le mie partners. Noi siamo un numero di attrazione internazionale e non cantiamo senza luce. Vesti stanno tutti a cantare senza voce, potete cantare forse senza luce. Noi senza luce. Ricordatevi, elettricista, che noi abbiamo cantato anche alla Scala di Milano. Io gli ho cantato dopo Pag da Napoli. Preparate il guasto e filate. Ma perché gli hanno fatto un guasto? Perché siete l'elettricista, ecco perché. No, no, sono l'aiutante, sono l'assistente, un manuato, uno decente. Il guasto è vestito tutto imparrucchiato, con un garofano nel palitino e se ne è sciutato una pelle. Amichino, l'aiutante, l'assistente, il segretario e il suo manovale. Ma bravo l'elettricista! Lui se ne va ad una festa e lascia al suo posto l'ultimo imbecille che gli capita. Prego, terzetta. Lei lanciò di un'altra imbecille. Sono tu primo. Insomma, basta! Il pubblico è ansioso di sentirci cantare. Ah, ma poi cantata veramente. Certo che cantiamo. Qua, bu? No, col naso. Ma allora voi siete dei fenomeni. Ma non capite, io ho fatto dell'ironia. Invece gli ho fatto un morfio. Noi siamo famosi in tutto il mondo. In tutto il mondo, capite? Perché noi abbiamo girato. Cioè, fate che vedete giusto. Abbiamo girato in tutto il mondo. Per esempio, lei è mai stato nel Paraguay? Ci sono stato scelto in Paraguay. Noi siamo in Russia, in Africa, in India, in America. E che è successo in America? Che è successo?
Allora stavo a massare, no? E nascevo un paese. Adesso non faccio frate, adesso che arrivo un paese, vedi, ci si dice, e avevo 20 anni che mancavo un paese. Adesso mi muovi, fammi passare a paese. Camino, camino, si parla bene. Arriva a un certo punto, ci viene un bisogno, dice, mannaggia, chi te vede? Ma se viene un bisogno, non puoi mettere una costa, un pazzo. Mette una costa. E dopo, quando si finisce, dice, ammazzati, c'è sotto da passacchi. Il peccato alla sala tua qui. Ma la porta fuori, la mette sotto una chiave da foggia, sembra l'età mia. La mette da un fazzoletto, l'attacca. Fai che ne ammazza, sa appena un buon. Sa mette a ramacuta, ammazza. E se ne viene un paese. Arriva in tuo paese. Passa da un bacio in una banca, da quel momento hanno fatto una rapina. Insomma, gli hanno rubato un chilo di oro. Per una coppa, un fazzoletto, ammazza. È stato lui. Me la guardano in prima, dice, mo vieni in caserma, ma io non ne ho fatto no, vieni in caserma, vieni. Portano in caserma, il commissario, faccio un fazzoletto, lo metto sopra la pranzo. Lui faccio 50 grammi. Chi se la di 50 grammi? Ma riesce a tutto d'asti. Chi se la di 50 grammi? Ma riesce a tutto d'asti. Chi se la di 50 grammi? Ma non te che ti, non te che ti, tutto dai. Gli apro un fazzoletto, ma riesce a... Quando viene la passaggia, mannaggia, che ti dico. Per farci ciappa, vattene proprio, vattene, a voce, devo fare soletti, con tutto stunato, tanto perché che cazzo di ci si spumano un poco proprio fuori, a rete, tu non si capisci più no. E fuori, un frate, bello, tutto con l'ansia, dice, ma c'è un altro, beh, tutto a posto, e poi come è uscito il paese, come è uscito il paese? Un paese, dice, c'ha appena cacato in avvino con le sate, ti arresta. Io, a come a me, volevo essere un fucile qua, ma fucile, ma non volevo la nessuna tagliere, si fucile, io pensavo, mi metto a pensare, che mi piace, mi metto a pensare, mi metto a pensare, ma come c'è fucile qua, ma quando viene un puntino, un picchietto da vicino, aprite, se te faccio, c'è niente, ma è facile, puoi vedere che ti vendono un puntino a rito, vedi la pagina alzare, mi apre! Ammazza, mi si può poco fucendo, ma com'è che cosa stai davvero a fare la zerrina? Ma è facile, non metti a fare male, verrà c'è caspa di io sto cristiano. Mi apre! Proprio per quando si sono con benzina, io qua predellinda, pur te! Ecco, mi scordo monete. Dai, cerco di ricordarle. Allora, beh, vi devo raccontare qualcosa, un piccolo monologo. Dunque, voi sapete che faccio qualche commedia così, vado in giro per il mondo. Infatti, quando vado in giro per il mondo e salgo sui palcoscenici, la gente, quando salgo sul palco, mi accoglie come se accoglie un attore, una persona simpatica. Ehi, Mino Barletta, viene l'attore, sì. Invece, a Bari, quando salgo sul palcoscenico, le cristiane dicono, cicci, muove l'uscita. Non so perché, ma a Bari la gente si pensa che è un bel comico e lo fa per cercare. Quello non serve che io faccio questo per semplice e sono disoccupato. Non ho trovato di meglio da fare. Ma io sono una persona intelligente. Io ho fatto le scuole alte, sì. Cioè, c'è che sta a ridere, ho fatto le scuole A, la casa a me stavo con di piano. E c'è anzi, se può uasca sti piano. Anzi, mo, già che sto, mo ve lo dico. Io sono diplomato geometra. Sì.
vedi, questo fatto non viene accolto bene. Io sono geometra da avere, sì! E un merito, tutti domani, il merito di mamma mia, che Nadi mi chiamò, di stu filo mio, a vasta di essere un tulana come tutelato dalla famiglia nostra, vai alla scuola e diventi geometra. E ci beh, mamma, c'è un geometra, ti sono un saccio e non me ne frega nulla, ma secondo come ti arresti che ti ha fatto sconto piatto e non fichi geometra, io mi sento scatteca che te non fichi geometra e non ho te, quindi vai alla scuola e diventi geometra. Oh, la mamma è sempre la mamma e ci balasco. A metà di mare trappi, ti spesso è diventato geometra. E ci beh, mamma, che mamma, Nadi, tu mi fate geometra, e ci vuoi capisci quando ci vuoi. E allora vai alla scuola, quasi tipo un che si diventa geometra, lo me lo viene a dire. E ha cominciato a baciare la scuola, non mi ricordo più poco quando andavo. Sì, dopo essere trovato in estate di prima mese, chi mi tenevano sempre dalla talpita. Mi volevano un po' muovere, bidello per l'anzianità di servizio. A quando Nadi si stanco, cioè bello, va a mangiare la nasa, anche se ci ballesse le quattro, quando vedi Cosimino Barletta, diplomato geometra. Madre, ho cibito, sono diventato geometra, puccia che la scala del castello per le gradine, 15 gradini alla volta. Sì, arrivo a casa, mamma, sono diventato geometra, sì, non è verdi. Sì, do giù, sono le tine qua. Madre, ci ha sentito, apri la finestra, metti a credere. Come da resa, ma un ting pulino, figo geometra, ne. Mamma aveva risolto tutti i problemi della vita sua, sì, cominciò a fare grandi festeggiamenti, offrì a tutta la pasta, la pizza, lo so, non si capisce più nudi da che, sì, mamma aveva risolto tutti i problemi, sì. Mo, detta alla porta di casa, stava l'etichetta, stava il nome di mio padre, mamma dice che c'è mio padre, e c'è che da porcheria lì, date anche l'etichetta lì, così il giorno dopo si leggeva, casa di Cosimino Barletta, Gio, ah, l'etichetta mezzi, anche se vuoi dare, come ce n'è per lo secondo piano, c'è, e scatta. Ma mamma non capiva che il giorno che io diventavo geometro a cominciare tutto lo guardo la vita a me, sì? Cioè io quando ci va alla scuola, mio padre mettava 1000 lire alla settimana, io che cattava 1000 lire, sa, ci mancattava le sigarette, ci cicom, le focazze. Ma guarda, mio padre, guarda, disse, mi fece la scena, ma disse tu? Guarda, me lo vuole 1000 lire. E dice, beh, ma a fede, dice, no, ormai tu sei diplomato, sei geometro, ovunque vai ti prenderanno a lavorare. Dice, beh, pucci, ma almeno fai scoprire che so. E che si va la tardi e come si faceva. Tu si tocca, vuole un geometro? No, di geometro non sapeva che facile. Tu si tocca, vuole un geometro? No, di geometro non sa se. Tu si tocca, vuole un geometro? E vuole un geometro? Me la vertipo che la geometro non sapeva nulla. Madonna, ci viene, come va bene? Intanto il tempo passava. Io ne passavo già su domani. Io non potevo mangiare. Io se mi cagliavo la mazzunga, ne? Ma voleva sì, sì, una vita distrutta. Anzi, ma chi va passando a faccio un goma? Dice, mamma venga a me. E intanto vicino a lungo mare si mette in cinque queste, no? Ci muovo cate mano a cinque queste, ci muovo più che a fate che casomai a mare, perché da lì c'è sempre tempo per morire, sì. E allora tra per cinque queste, quando ti più una siun, con la giacca rosso, fisso giallo, ci piace, scusi, dato che io sono geometra e mamma non sa più tempo a me, non è che volete a fate che tu a fare quel. No, di specarità, di snorri in cinque queste prendiamo le bestie feroci, le acrobatici, ma vedi geometri, ma a me non metti il papà zelone nell'elefante, facciamo fare qualche cosa a me. Ma mentre stavo discutendo con questo, quando metti più con la cravatta, la chiave, dice, ma dopo tu padrone, ci muovo che non è un padrone, ci muove la fate che dopo padrone, senti, scusi, sto ci vuole queste, se da chi sono geometra e mamma non c'è tempo a me, non è come l'ultima fatichetto. Con guarda, dice, agirà, dice, ma dopo, dice, ci piace, dice, vuoi fare la scena? Vuoi fare la scena? Se ci stavo ascoltando tutta la vita, mamma non c'è tempo a me, e si ci rimuove e mette per la scena. No, dice a te, non è un'offesa. Prima nel circo stavano le bestie, ma non ci sono più le bestie, ma stanno le vesti degli animali. E prima la veste della scena. Ma scomunque che si mette in dalla pelle la scena, stai male, eh? Cioè, perché tu, posto, con sono 5 milioni di lati. Ma non ci piace, ce l'ho visto mai 5 milioni tutto così. Cioè, beh, mo, da chi sono, mi ricordo, io sono una scimmia molto specializzata. Dice, aspetta, ti spiego che tu come stai vestito da scimmia. Devi andare sotto al filo e devi fare l'equilibrio. Spegni, babbo, ci bimbi, 5 milioni, po' filo, tutto sbrazzo. Dice, alt, fatti chiare amicizia corta. Visto che tu hai come stesso profilo che stai facendo l'equilibrista, sotto stai la gaggi del leu. Cicco, la gaggi del leu. Ma tu ci vi, se sono cinque, non ci ti metto la gaggi della papra, della gatti. No, disse, la gente vuole il pericolo, vuole vedere il numero pericoloso. Ma con ci vi, più cinque, lì, questo po' leu, questo po' leu, c'è rosso, poi le facci. Così, signori miei, la sera macchiappa sopra una bella, ma tu ci vi, sapi la tenda, vedi buon filo e sotto un filo fa gli otto facci del gedi del leu. La porta testa, la luna convidami, dice, voglio sta mangi stasera, tutte porta, tutte cose, quando cibi, a come tipo un pizzo po' un filo lì, voglio me la capa, me la pita, me la brata, no facevi, non mi avrete qua dovete fare,
ma siccome io non ero neanche comode neanche scimmia, mi sono venuto in palla e spada bomba, non ci fa male, vado ci bi, e mo la portate in palla, vado lì una convita me bru, bru, vado ci bi, mamma mia, siamo su figlio, ti butta per dopo 15 di mano, lì una lumentame, vado, dame ci bi, insomma sta facendo un sedlaco, quando lì un sedlaco, tutte un vuoto, tagliato, tutte un vuoto la capa e dici, non ti preoccupare, doni, siamo tutti quanti giovani. Ascoltare un altro monologo? Sì! Sicuro? Sì! Un po' di silenzio. Pane, yeghe e sale. Voi non avete idea che cosa c'era chiuso in queste tre parole. Pane, yeghe e sale. Ci vuoi domani 20 anni fa la pacinina, lo sapevano tutti quanti. I bambini di oggi che sono un po' più moderni, un po' più modernizzati. Pani e che sale non sanno neanche dove abita. Beh, allora mo vuoi di chi? Pani e che sale è un pane testo. Pane testo che prima si metteva sotto la fandana, si bagnava, si faceva giù le mozze, si metteva un po' di eccetera. Eh sì, perché prima il pane si stipava, a quando faceva sale la mamma lo metteva a tavola e mangiavamo tutta la famiglia, un pranzo povero ma più genuino. E tu sai perché prima le castagne si volevano più bene? Si volevano più bene, intorno alla tavola. Sì, tu mi fai la prova d'angelo in un pezzo di mo' per la testa. Cuda come minto a minimo, bro. Minimo! E lui manca la compiace e dice, fa la passata sotto la fondata. No, tu a me la camera stessa, testa è tutta, così, tum, tum. Fai sto pano, chiudi la destra o la sinistra, ok, chiaro. Invece un pane di sale è un cibo nostro meridionale. Navo, priunda, Milano, di sotto, pulita, bar. Un lavoro, un pane, aprito, mangiare, capito? Ma quel non sa che nel palo mettevamo sotto la fontana per farlo diventare muerto, che è testa. È inutile, le pezzoni di mondo, le cose a me che a me. Sì, vogliono le cose come le vedono, seguono molto la pubblicità, sì. Tu fai la prova a una fetta di canna, non puoi dire. La vogliono magra, filetto. Se a me stanno un po' di grassa, tu non tu. Ehi, mamma, chi è questa porcherita, giloca? Oh, cane di sorcia, madre. Io mi ricordo quando eravamo bambini noi, la carne si mangiava una volta ogni tanto, si mangiava alla domenica. Io mi ricordo che non tenevo manco un calendario, quando stava la carne io c'ero ben, sapevo. E c'era tutta una cultura intorno alla cucina. Un sabato, un brodo, un giovedì, pasta asciutta. Due lunedì o mercoledì, arrangiamo che so, cuduciamo tra pasta fatta, due cicci, due passo. Ma io mi ricordo che quando sentivo un guado d'uragua, poi ci ho portato un modo, non dovevo la scopa, ma sta chiura. Il ragù di oggi non esiste. Tu c'è ci vuole 7 ore per mettere a cucinare un ragù. Io mi ricordo prima, la vecchia rete di prima, le nostre nonne si alzavano alle 5 la mattina per mettere a cucinare un ragù. Sì, a fuoco lento. Un sabato c'erano vicino, prendevano i pezzetti di carne almeno che sapevano loro. Un poco di carne di bovino, un poco di carne di suino, un picco di cavallo. Facevano il misco, avevano le ricette. Sì! Mo ce vedono al posto del ragù. Oggi al posto del ragù vi danno pomino. Pomi! Un buon amico della buata di plasco, un ragù onesta, come a maffè. E un dici di più, o pomi o così. E così già picchiare tutto un bacione. Ma voi vi immaginate che so? Vi immaginate voi le nostre braciole? Che di belle braciole nostre meridionali dopo voi. Che di belle braciole di carne di cavallo, che da queste parti li chiamano le tron. Le tron! Ma in questi cibi modernizzati, in dello edificio, in dello buato, non si fu, non si hacchio, se ne fuggono. Fanno un'evasione di massa. Ci vuole un po' di massima sicurezza per tenere le braciole nostre. Sì, no. E poi la vera braciole non è che si muove, la vera braciole è che si faceva una volta. No, si metteva un filo, don. E ti faceva una bella braciola statuata, filo forte, tre cerchi che non te lo spezzare, c'è a me. Che diamo la braciole? Ci vuole un quarto d'ora. Ci vuole un quarto d'ora per fare una braciole. Voi vi immaginate una famiglia normale che ci vuole 7-8 braciole? Ci vuole 2 ore per fare la braciole. Adostiamo una donna che tiene 2 ore da struscire dalla cucina al braccio, e allora ci hanno fatto, sa, ci hanno messo lo stecchino. Con quello stecchino hanno ucciso una cultura, sì, c'è certo modo, non è un stecchino, è un spide di fir, che tu quando sei a maggio te ne hai frastato, rimane infilzato come un moicano, sì. E poi l'abbraccio con filo che me, sì, ve lo dico io, perché l'abbraccio con filo si mangia 2 volte, sì, voi dite che è un problema, è un quiz. No, la braccia del confì si mangia 2 volte, ve lo dico io, perché tu appena mangi tutta la braccia, le porto scusa tutto il film. Oppio gusto, sì, sì, ma
Io mi ricordo quando mamma faceva il braccio, lei non stava tutta a tavola, fa bene, fratello mio, mamma arriva che ti piace, bene, stava, gli do piatto una braccio, la bruna e sopra, tutto il sugo che mi piace, no, con la porcella, vamo, un sugo, c'è più capo di un filo, sì, noi ma più capo di un filo, non potevamo mangiare la braccio e imbrogliare il filo, mamma si cazzava, sì, perché la filo non aveva in ordine, sì, perché mamma ci faceva, dopo chiamava la filo, passava sotto la fondale, c'è qua, e la si fa parlare del mercato, sì, no. Prima non c'era la società di consumo, c'è tutto come, c'è che lo piatto si getta, lo cortito si getta, si getta la siccia, la tavola, alla fine c'è una scelta pure a noi, sì signore. E c'è come andiamo troppo di forti, siamo troppo di freddi, tipo, un marito come arriva a lunga fatica, dice la moglie, cara, che cos'hai cucinato oggi? Prima mi dice, niente caro, 5 minuti fa ho arrivato, come ti sei sciù? E io ho ragione delle moderne, c'è la donna moderna lavora ed è giusto, porta da un mobile ed è giusto. Paga la multa ed è giusto, cioè paga non solo la multa, fanno le rappresentanti delle cazzole di plastica, sanno sushi, una pasta, più caffè, e adesso è che un ultimo da perdere la cucina. Allora l'epoca moderna è venuta incontro alle donne moderne, e già dato la cazzarola che si mettono un sopra l'altro. Che ti cazzarò? Tutti i problemi risolto! Sì, diciamo, abbiamo la cazzarola di pasta, il primo, il secondo, il dolce, il terzo, la frutta, faccio un buco in piedi, scusi, metto la cazzarola in caffè, metto un fuoco sotto, una volta te ne c'è stato tutto il pacco. Ma mettilo ste, ecco perché calmiamoci, che siamo troppo da fotte! Sì, no! Tu, vi ricordate gli alloggi di 20 anni fa? Bill, quelle pendole che contavano i secondi, belle, dove ne vuoi oggi invece esistono i centesimi di secondi, sì, tu che un vecchio che è una cosa di madre, e perché c'è un altro fatto scappa la cristia che non si guarda ma che ti un vaccino, la cristia che gli avete in due stessi palazzi, in due stessi condomini, non sa che me ne manca un vaccio, ma vuole si smette la cristia che gli avete in due stessi palazzi, un cacquone atrasso, no, e si chiami ciò che sono, tu opini, sono da me la mano portato, e c'è qua, poi quando si chiude dentro la porta blindata, spada, boom, sto, to, 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 to. 18 mandati, e c'è tu, e come ti viene a parlare che gli unici che si mette dentro la casa forte della Banca d'Italia, li avete? Apritele queste porte, io mi ricordo quando voglio lì, quando eravamo ragazzini noi, non c'è stavano porte blindate, non c'erano neanche le porte, stava la resta dentro la porta, ma non per la fantasia cristiana, per la fantasia mosca, zina. E c'era più amore nei rapporti della famiglia, ma pure in Dattau, oggi esistono i combattimenti stagni, zina, io mi ricordo prima, prima la mamma parla con il figlio, il figlio parla con la mamma, la mamma mia parla con la tena, sì, ma ora non si può parlare più. Perché ogni giorno abbiamo un ospite in casa. E chi è questo ospite? E la televisione. Tutto il cristiano, tutto il culto cicchetto, che si chiama la televisione, sì. Dalla mette il formicidio nella orecchia, nella quale te la cambi, sì. Io mi ricordo prima un figlio, come eravamo dalla scuola, facevo un ufficio Pierino, come è andato oggi a scuola? Più ufficio papà, sono venuti tu, 10, 18, 15. Ma un figlio, guarda come dicevo, Fidisperino, come è andato oggi a scuola? Più dice, zitto papà, che stanno i cartoni animati. Sai come è? Ma tutte le persone di oggi hanno tutti la faccia del cartone animato. Sì. Ma tu, voi le distinte me? Tutta la faccia col Dracman, Drac, Gigrobot, Frobot, Schifrobot. Tutto. Alla parte spaziale! Tocchi in un cacchio del planetario, ok, chiaro. Poi dopo che sono venuto qui 5 secondi di cartone matico, ho figlio guarda, dice, papà, cos'è che stai a dire che ti vuol dire un fatto? Più guarda, dice, zitto Pierino che mo comincia il telegiornale. Ah, e ha cominciato il telegiornale, guarda, non ti può dire più. Sì, perché papà si vede tutti i telegiornali d'Italia. Primo canale, secondo canale, terzo canale, quarto canale, telebull, telenop, telefugnato, tutto. Sì, io mi ricordo prima, quando finiva il telegiornale a casa, sa, cioè, si discuteva, si parlava di cambiale, di tip, di capone, ma non si può parlare più. Perché mo sono messo pure la femmina. Mo si sono messe pure le donne, sì, dice, ma come finisce il telegiornale? A cominciano le telenovelas, ah, e c'è da ma. Sì, 10 ore di telenovelas, a cominciano alle 2, finiscono alle 4 la mattina dopo. Sì, e lo fai, ma no, Mariana, ce l'ho fatto malucato, non faccio più di sì. Sì, mamma, che a come Mariana cambia faccia, sto un po' afflitta, fa lo sciopero della fame. Ecco qua. Ormai li sappiamo tutti, cara, sentieri, illusioni d'amore, Maron Classe, General Ospita, l'ospita del poverito. Poi abbiamo saputo che anche Ricky Bianco, tutti. Io la prima volta sono detto, perché che pure l'uomo se vuole mi sa parlare ci può? No, che ti piace da me? Solo che c'è una limitazione. Perché, a come un povero Cristo come a nuovo ti piace a quando vuoi, i ricchi no,
ricchi piangono alle 20:25. Beh sì, c'è un orario, piangono. Cioè come un ricco sta alzando a piangere 6:30, e zitto tu, piangere l'orario giusto. Poi niente alla telenovela, non c'è una famiglia completa. Sì, mo la moglie mostra con marito, giusto che con marito, con posti, posti, mette maschio, maschio, femmine, femmine. C'è bellezza, c'è, no, dritto, dritto, che siamo tu, e c'è co. Ma è possibile mai, signori miei, ritorniamo all'origine, mangiate un panno e sale, arrivederci dal vostro Mino Barretta.